Buongiorno, i capelli hanno resistito alla notte, le treccine sono ancora qui. Io stamattina ho, cioè, dopo essermi svegliata, è ancora mattina, non vi preoccupate, però stamattina ho sistemato un po' la casa perché oggi pomeriggio tornerò a casa dei miei genitori, quindi volevo appoggiarmi al divano, volevo lasciare la casa comunque in ordine pulita, però mi dispiace un po' andarmene via così presto, prima del Natale, nel senso che vado via il 20, quindi ci saranno altri 5 giorni natalizi che passerò con i miei. Però mi dispiace un pochino abbandonare il mio albero che rivedrò solo dopo Natale. Quindi praticamente il suo compito l'ha svolto e l'ha compiuto fino ad oggi, perché poi per i prossimi 5 giorni non sarò più qui a casa ad apprezzare la bellezza di questo albero. E quando tornerò, vabbè, lo lascerò su ovviamente fino a gennaio. Però essendo l'albero di Natale, ovviamente ha più senso proprio nel periodo natalizio fino al 25. Quindi adesso che ho sistemato tutto e mi sono anche preparata, vabbè, sono vestita molto sportiva, normale, tanto appunto devo tornare a casa oggi. Però devo anche preparare la valigia perché all'interno devo mettere alcuni maglioni di Natale che mi ero portata qui da indossare in questo periodo, però alcuni li voglio indossare anche nei prossimi giorni. Poi devo mettere alcuni regali che ho fatto arrivare qui, però in realtà sono per amici e parenti che sono al mio paese, quindi devo portarli, però li porterò ancora senza la carta regalo, così evito che nel viaggio si rovinino e quindi poi a casa dei miei farò una giornata dedicata tutta all'impacchettare i regali. Non vedo l'ora, è la mia cosa preferita, impacchettare i regali. Poi che altro c'è da fare? Beh, spero di non dimenticarmi nessun regalo qua. In più oggi sto aspettando anche delle consegne di altri regali, infatti sono in panico perché io ho fatto in tempo tutti questi ordini, solo che sono i corrieri che sono in ritardissimo, continuano a cambiarmi il giorno di arrivo, di consegna del pacco, e non è colpa dei siti da cui ho comprato perché loro l'hanno fatto arrivare qui in Italia al corriere, l'ha preso in carico il corriere, ma è il corriere che continua a ritardare. Ovviamente è il periodo festivo, cioè è il periodo natalizio, quindi saranno pieni di consegne, però allo stesso tempo se c'è la consegna garantita prima di Natale, tu me lo devi consegnare. E siccome oggi tornerò a casa, ho l'ansia che non arrivino oggi i pacchi e quindi magari arriveranno lunedì 23, che però io non sono qui a Milano. Quindi adesso devo capire, devo sperare che arrivi tutto quanto. Comunque la maggior parte dei regali per fortuna ce l'ho, oggi dovrebbero arrivarmi quelli dei miei genitori, speriamo, e forse lunedì riesco a far arrivare la consegna cambiando l'indirizzo a dei miei amici che li recuperano per me, perché sennò andrebbero tipo nel magazzino se non c'è nessuno a casa. Quindi adesso speriamo di fare tutto, perché di solito io non sono mai in ritardo con i regali. Questo sarebbe il primo anno che mi mancano alcuni regali ed è una cosa che odio, perché io adoro essere tutta organizzata e fare tutti i regalini proprio per una cosa mia, non perché siano così importanti i regali a Natale, però mi piace anche il momento in cui ce li si scambia. E di solito io sono quella che è sempre super preparata, ma tra l'altro io mi ero anche preparata bene perché appunto io ho fatto tutti gli ordini in tempo, ma ci stanno mettendo tantissimo le consegne. In particolare un pacco che aspetto tantissimo da una settimana è quello di Urban Outfitters, dove all'interno ci sono alcuni regali per mia sorella, perché ogni anno, cioè abbiamo iniziato questa tradizione da 2 anni, in cui a Natale ci facciamo a vicenda una scatola piena di piccoli regalini, quindi non cose super costose o chissà cosa, ma semplicemente per rendere carino il momento dell'apertura dei regali, decidiamo un tema segreto, cioè io decido il tema di questa scatola per mia sorella senza dirglielo e lei viceversa, il contrario. E quindi io non so i regali che tema avranno, quelli che riceverò io. Io a lei ovviamente ho già inventato e pensato al tema e mi mancano 2 regalini. O uno, non mi ricordo, comunque in quell'ordine di Urban Outfitters c'è almeno uno o due regali che vanno all'interno della sua scatola, quindi comunque lei riceverà dei regalini anche se magari il pacco non arriverà in tempo, però volevo darglieli tutti il giorno di Natale. Vabbè, comunque non dirò nessuno spoiler dei regali per evitare che qualcuno per sbaglio veda un mio vlog e veda il suo regalo prima
prima del tempo. Però per farvi capire, per esempio l'anno scorso lei mi aveva fatto una scatola a tema astrologia, quindi all'interno c'erano 5 pacchettini e ognuno conteneva un oggetto, un regalino a tema astrologia. Chissà quest'anno cosa si è inventata. Tra l'altro, parlando di regali, ho appena aperto quello che mi è arrivato da Sephora. Mi ha regalato questa tipo camicia da notte, pigiama, nero e bianco, che sono i colori di Sephora, che ho scritto il mio nome. Ma oltre al cassettino c'era anche questa parte tutta piena di prodotti, che sono tutte scatoline festive. Tipo, si possono anche appendere all'albero di Natale. C'è anche il kit natalizio di Dr. Jart Ceramidin che vi ho fatto vedere, così ho la scorta. Però in realtà guarderò bene tutti i prodotti e in caso le cose che ho doppie o che non mi servono sicuramente le metterò da parte per regalarle, cioè per non regalarle tipo regalo facendo finta che l'ho acquistato io. Però anche con i calendari dell'avvento sto tenendo da parte tutto quello che trovo, così lo condivido anche con le mie amiche, con mia sorella, con mia mamma, con i miei parenti. Ovviamente sanno che non li ho acquistati, ma che mi sono stati inviati, che li tengo da parte per condividerli anche con loro. Poi riceveranno anche il regalo normale. Però siccome ricevo davvero davvero tanti tanti prodotti, le cose che ho doppie o che non mi servono, mi piace anche condividerle appunto con le mie amiche, i miei parenti, mia sorella. Soprattutto mia sorella e mia mamma. Purtroppo mio papà ha meno beneficio nell'avermi come figlia, perché la maggior parte dei prodotti che ricevo sono trucchi e skincare, e lui non è molto in queste due cose, cioè usa solo la crema idratante tipo. Per fortuna ragazzi mi è appena arrivato una parte dell'ordine di Urban Outfitters, pensavo non mi sarebbe mai arrivato oggi e invece una parte è arrivata, e la cosa più ingombrante mi arriverà lunedì appunto a casa dei miei amici, dove ho cambiato l'indirizzo della spedizione. Ma per fortuna quella cosa più ingombrante era per me, quindi sono arrivati gli altri regalini, ora sto aspettando quello dei miei genitori, speriamo bene. Faccio un po' di zoom, intanto stavo mangiando dei grissini. Comunque, siccome oggi appunto tornerò a casa dei miei genitori e ci starò fino dopo Natale, volevo aprire con voi i calendari dell'avvento, perché altrimenti penso che non ci sarà più modo di aprirli insieme. Spero che questa idea non vi dia fastidio, perché comunque finiamo di aprirli tutti oggi. Però è meglio così piuttosto che lasciarli al 19 e non aprirli mai più. Partiamo da Zalando e quindi vado a togliere tutti i numeri dal 20 fino al 24 o 25, perché dipende, alcuni calendari arrivano fino al 25, altri si fermano alla vigilia. Quindi 23, 22, 20 e appunto quello di Zalando per esempio non ha il 25. 21, sì, non vorrei sbagliarmi ma non vedo il numero 25. Allora, che bello il pack, guardate, stupendo. È del marchio Incredible ed è un... ah, ho capito, non la vado ad aprire perché c'è proprio la chiusura ermetica e qui bisognerebbe tagliare la parte. Però praticamente si tratta di una gelatina, di un gel gelatinoso iridescente con i glitter, che si può utilizzare appunto come ombretto sugli occhi se prende a fuoco la macchinetta. Poi abbiamo un Rituals Myth and Magic, una candela, questa l'apro perché questa la tengo per me, amo troppo le candele. Oh mio Dio, il pack è meraviglioso, guardate che carino, bordeaux con tutti questi disegnini oro. Oro, sì, più o meno. È alla cannella, però ci sono anche in sottofondo altri profumi. È buonissima, super da ambiente. Questa la tengo qui a casa. Nel 21 abbiamo un Saint-Tropez Self Tan Purity. Oh mio Dio, questo è uno spray per fare l'abbronzatura finta, cosa che io non faccio, quindi non mi servirà. Poi abbiamo una maschera all'acido ialuronico, quindi sarà super nutriente, ed è per pelli secche, ovvero per me. Ultimo è il 24, Black Ended Santal Perfume Oil Roller. È un profumo roll. Wow. Il marchio è Rav, non so come si può pronunciare, con due A, R-A-A-V doppia. Vediamo come, di cosa profuma. Sa di... oddio, non riesco a descrivere
questo profumo, ma è buonissimo. È tipo il profumo che c'è da Oisho nei negozi di Oisho. Non è per niente fruttato, non è per niente dolce. Non riesco a spiegarlo, però è buonissimo. Finiamo anche quello di NYX. Mascara Worth the Hype, che non viene preso a fuoco. Comunque il mascara di NYX, buonissimo. Poi abbiamo un Glitter Goals, che è un prodotto labbra effetto glitterato. Un fantastico lip lingerie nella colorazione French Made. I lip lingerie sono tutti con colorazioni neutre, sul marroncino, come dico sempre. Poi abbiamo dei glitterini dorati, un po' copper, natalizi, anzi per Capodanno. Questo non riesco proprio a toglierlo. Comunque è un Cosmic Metals. Vedete, questo prodotto labbra che è rosso, che ha effetto metallico. E dovremmo aver finito, spero, di non aver dimenticato nulla. Sì, dovrebbe essere tutto anche per NYX. Passiamo ai brochet e per ultimo ci sarà Look Fantastic. Abbiamo un altro smalto, questa volta Bordeaux. Io adoro questo colore tutto l'anno, ma in particolare nel periodo natalizio, perché è meglio, più elegante del rosso più shocking. Oh mio Dio, io adoro i loro bagnoschiuma. Un altro bagnoschiuma bagnoschiuma versione mini. Non viene mai preso a fuoco. Comunque è all'olio di argan e rosa. Sono buonissimi, vi giuro. Questa invece è una crema per le mani della collezione natalizia. Nel 23 abbiamo un mascara. Un mascara, qui si chiama mascara per le sopracciglia. Vabbè, è un gel per sopracciglia. E poi abbiamo il 24, che si trova qua. Un prodotto per le labbra che qui viene chiamato Elixir. Credo sia un rossetto liquido, non so se invece è un lip gloss. Comunque è di una tonalità più tendente al rosato. Ed ora Look Fantastic. Nel 20 c'è il mascara di questo marchio che si chiama Aiko. E mi sa che questo mascara io l'avevo già provato un'altra volta. Poi nel 21 abbiamo un Double-Ended Eyebrow Groomer. Non capisco se è un siero per far crescere le sopracciglia. Ah no, è una matita per sopracciglia. Sì, ok. Bellissimo anche il pack. È una matita per sopracciglia con due punte diverse, per essere super precisi. Poi scopriremo se è del mio colore. 22, Salted Caramel Bath Fizz. Oh mio Dio, sono delle mini bath bomb al caramello. Le proverò sicuramente quando tornerò qui a casa. Adoro. Nel 23 invece c'è una maschera illuminante, non verrà mai presa a fuoco, vabbè, del marchio Filorga. 24 e poi c'è anche il 25. Nel 24 c'è una palette di illuminanti di Sleek, che invece è un marchio che conosco. E poi nel 25 sarà qualcosa di speciale, credo. Il cassettino del 25 è l'unico a essere dorato. Vediamo un po'. Credo sia un profumo. Non so come pronunciare il nome di questo prodotto, però dovrebbe essere un profumo. È un profumo che però non sento tantissimo. Forse lo devo spruzzare. Però sì, non è proprio super intenso. Quindi non me lo so neanche descrivere. Oh no ragazzi, non è un profumo, è una mist per il viso. No, in realtà è uno spray rinfrescante alla rosa, al fiore di arancio. È rinfrescante e idratante, quindi ci sta che non abbia troppo profumo, perché altrimenti è come spruzzarsi un profumo in faccia. Ok, è uno spray per il viso. Mi sono sbagliata. Ed ora sono circondata da tutte le cose, da tutto il disordine che adesso metterò a posto, ma ufficialmente possiamo dire di aver finito tutti i calendari dell'avvento di Natale 2019. Eccomi nella mia cameretta. Oggi ho fatto un po' di cose e infatti adesso è sera, ma non ho vloggato molto perché sono andata da una parte all'altra in fretta e furia tra i vari impegni, perché più che altro qui c'è la bufera, cioè piove, vento, un casino, quindi anche tutte le macchine erano lentissime, però sono riuscita a fare tutto. E in più sono anche andata a rifare le unghie e ho deciso di fare questi glitter
dorati, sono bellissime. In realtà di base inizialmente abbiamo messo uno smalto più sul nude, come piace dire a me. Solo che poi alla fine abbiamo riempito tutta l'unghia di glitter e non si vede nemmeno il sotto, potevamo lasciarlo normale, tanto l'abbiamo coperto completamente. Comunque sono le unghie super natalizie, niente rosso quest'anno. Ah, poi stavo leggendo anche un po' i commenti sotto al vlogmas che è uscito ieri e a tante sono piaciuti i capelli, a tante, tante hanno detto: ma ti preferivo prima, sei meglio con il castano, comunque il colore precedente. Ovviamente anche io mi devo ancora abituare, cioè mi guardo allo specchio e dico: mio Dio, cosa mi è successo? Devo ancora rendermi conto di essere bionda, però è anche questione di abitudine, cioè la prima volta che mi ero fatta nera mi sentivo tipo una parrucca addosso, cioè non capivo che erano i miei capelli e sentivo che appunto fossero una parrucca, quindi è questione proprio di tempo. E in più, se li vedete magari un pochino più tendente al giallo, sicuramente dovrò tonalizzarli ancora e continuare comunque a curarli per eliminare il giallo, però in realtà è perché a contrasto con queste ciocche esce molto di più il giallo, perché queste ciocche sono proprio lilla, non sono rosa, sono di un lilla freddo e quindi vicine al biondo già caldo comunque esce fuori molto il giallo. In più io adoro le luci gialle, quindi sia a casa Milano che qui ci sono solo luci gialle e quindi questo accentua ancora di più il giallo nei capelli. Comunque sono cose super sistemabili. L'importante era avere i capelli biondi e poi questa tonalità di giallo si può pian piano andare a neutralizzare sempre di più senza decolorarli, ma appunto con vari tonalizzanti e prodotti. Infatti devo anche comprare lo shampoo antigiallo e quindi poi pian piano vedremo come si evolverà questo colore. Comunque non vedo l'ora anche di togliere queste treccine che mi piacciono tantissimo, ma non vedo l'ora di vedermi proprio con il mio colore. Anzi, tra l'altro voglio anche lavarli il prima possibile perché voglio vederli al naturale, che sicuramente saranno un po' sfibrati, soprattutto le punte, perché le punte le ho decolorate 3 miliardi di volte. Però allo stesso tempo voglio acconciarli io, cioè voglio farmi i boccoli come me li faccio io, per vedere poi come sarà da qui in avanti avere i capelli così. Non so se mi sono spiegata. Comunque, in tutto questo c'è una novità nella camera. Mentre ero via, mia mamma mi ha trovato un puntale per il mio alberello. Non so se ve lo ricordate che ho comprato un albero apposta per la mia cameretta. Ed eccolo qui. È ancora intero, forse questa è un pochino leggermente caduta, vabbè, dopo sistemo bene. Ah, accendiamolo. Ecco qua. Oh, meraviglioso. E appunto mia mamma mi ha trovato questo mini puntale dorato che mi ha messo proprio sulla punta. Devo dire che la forma di questo albero fa un po' ridere, non va neanche a fuoco. Sì, mi sa che nell'anno nuovo devo prendermi una nuova macchinetta. Comunque mi fa troppo ridere che questa parte sia così lunga, cioè mi dà proprio fastidio, anzi. Non guardate le pigne che stanno cadendo, però devo trovare un modo per accorciarlo. Magari lo piego un pochino e lo accorcio perché così è veramente troppo sproporzionato. Ora mi metto a accenderò il computer dopo un mese praticamente. E a proposito, oggi è il 20, quindi è ufficialmente passato un mese dal mio trasloco. Il trasloco avveniva il 19 novembre, quindi è già più di un mese. Comunque, cioè, ho festeggiato in questi giorni, tra ieri e oggi, un mese che vivo da sola e lo festeggio qui a casa dei miei. In questo mese comunque sono tornata un sacco di volte qui a casa dei miei, quindi ancora non ho realizzato fino in fondo il fatto che sto vivendo da sola a Milano, perché comunque sono venuta a trovarli spesso nei weekend e adesso per le festività sto un po' con loro. Però sicuramente da gennaio me ne renderò conto ancora di più. Con il tempo ci si affeziona e si prende di più dimestichezza con la nuova casa. Comunque adesso mi devo mettere ad editare per forza il vlogmas di oggi, questo qui che sto registrando, perché qui non c'è la fibra, non vi annoierò con questo discorso, lo sapete, però quando sono qui dai miei genitori devo montare i vlog tutte le sere per poi metterli in carica tutta notte. Speriamo che vada tutto come deve andare. Se in questi giorni vedrete qualche ritardo, purtroppo sarà a causa della fibra che non esiste qua. Però spero non ci siano. La camera comunque è super in ordine, eh? Ovviamente non c'ero io che a metterla in disordine, adesso nei prossimi giorni diventerà un casino. Poi dovremo fare io e mia sorella la casetta di Zenzero, dovrò fare una merenda natalizia con i miei amici qui, dobbiamo fare la spesa
pre-Natale, dobbiamo prepararci al Natale, ci sarà la vigilia, sarà bellissimo. Io vi mando un bacio enorme, vi saluto qui che appunto vado a montare alla mia postazione il Vlogmas. Ci vediamo domani alle 17 e niente, vi mando un bacio. Ciao!